Ciao a tutti ragazzi, sono Info99 e benvenuti in questo nuovo video. Velocemente in questo video vi mostrerò un pochino la prima parte di 5 parti dei miei acquisti per quel concerto del mio compleanno che è stato il 18 agosto. Iniziamo subito perché comunque non posso usufruire di moltissimo tempo in quanto il video ci mette tantissimo tempo a caricare, ho già fra gli 8 e i 9 e i 10 minuti, perciò ci ho messo giorni a caricare un video che però fino non l'ho nemmeno caricato, ma lasciamo stare. Iniziamo subito presentandovi l'anteprima, inizio subito presentandovi l'anteprima che mi è stata regalata gentilmente dal mio commentario. Che nel caso in cui stesse guardando questo video, fra l'altro saluto e ringrazio tantissimo. L'anteprima, sempre al prezzo di 1 euro consueto, numero 276, uscita da agosto 2014. Ve la mostro brevemente, ma sinceramente adesso è la prima volta che la apro, perciò non so dirvi cosa mi interessa di novità e cosa non mi interessa, però posso dirvi che con l'anteprima sono usciti un sacco di omaggi, fra i quali abbiamo Ali sulla neve, è una piccola anteprima di Ali sulla neve, poi abbiamo sempre nello stesso piccolo volumetto Dragonhead, una piccola anteprima anche Dragonhead. Anche se a me fra i due interessa un pochino di più Ali sulla neve, anche se un pochino provato a leggerlo mi sembra un po' volgarotto, perciò non credo che lo prenderò. Dragonhead invece non mi interessa per niente. Poi è uscita anche l'anteprima numero 1, uscita di ottobre-novembre 2014, Marvel. Quindi abbiamo tutta questa cosa, un nuovo inizio, Marvel Now. Poi abbiamo una preview gratuita di tutte le testate regolari, uno, sempre Marvel Now, questo uscito invece ad agosto, settembre 2014 e passando avanti troviamo i manga che ho acquistato. Allora, per il mio compleanno ho acquistato davvero tantissimi manga, forse fra i 40 e i 50 volumi, un po' di più, non lo so. Comunque per questa prima parte abbiamo 21 volumi. Direi subito di iniziare perché già ho perso abbastanza tempo. Iniziamo con la serie completa di... Allora, un istante. La serie completa di 2001 Nights, ossia Oshino, Yukinobu, Space Fantasia, la serie completa in tre volumi che ho acquistato tutte e tre, numero 1, numero 2 e numero 3 l'ultimo, perciò la serie completa, sono veramente contentissima di aver acquistato la serie completa in tre numeri di questa serie che è curata dalla Flashbook, l'edizione presenta velocemente, prezzo 9,90 euro, presenta velocemente sovraccoperta, e tante pagine a colori, faccio vedere magari solo quella del primo numero. Giusto per scrupolo, eccoci qua. Poi abbiamo anche altre pagine, nuovi volumi, ma non me le faccio vedere. Non ho ancora letto, tra l'altro, nessuno di questi acquisti. Proseguiamo con History numero 1. Dovrebbe già essere uscito il numero 2, però io non ho avuto modo di acquistarlo purtroppo. Prezzo 5,90, edizione sovraccoperta, delle pagine a colori iniziali patinate, come anche quelle di Space Fantasia 2001 Nights. Mi interessa molto perché è appunto un acquisto che riguarda la storia. Io sono un'appassionata di storia, mi piace in maniera assurda, e tratta di Ecumene, di Omene, scusate, che è stato divenuto poi il cancelliere di Alessandro Magno, e vediamo la storia della sua adolescenza. Proseguiamo con il numero 3 di Dragon Gem di Itsunari Fuji, Planet, l'edizione senza sovraccoperta, le pagine a colori. Mi interessa tra l'altro anche Ali Unidi Skill, niente, un acquisto che mi interessa molto. Io lo sto ancora leggendo, ma ripongo molta fiducia in questo manga. Proseguiamo col manga per la Flashbook, ossia A Casa di Momo di Keitome, che è praticamente la mia prima opera di Keitome, però ci tenevo tanto a prenderla in quanto un'autrice che tantissime persone hanno osannato, perciò davvero ci tenevo tanto a prenderla. Prezzo 5,90, tratta di una famiglia, ossia la famiglia Okamoto, che è stata stravolta dal padre, artista inconcludente. La più giovane della famiglia, Momone, studia in una scuola superiore a indirizzo artistico, una ragazza dolce ma fatta a modo suo, con una famiglia calorosa e amici che vigilano su di lei. Dopo il diploma decide di lasciare la casa materna per iniziare a vivere da sola. Prezzo per 6,90 euro e appunto è la mia prima opera di Keitome, vedremo come sarà questa autrice. Sempre per Flashbook, per la Big Comics Series. Proseguiamo con un manga per la Girls Garden Series, in quanto la Flashbook è divisa in varie sezioni e appunto alcune di queste sezioni sono la Big Comic Series e la Girls Garden Series, che è quella che va per la maggiore, per quel concerne anche gli acquisti degli altri utenti di YouTube che perlomeno io seguo. E per la Girls Garden Series ho preso Penguin Prince di Kyusuke Motomi. Kyusuke Motomi è un'attrice che mi piace molto, forse una fra le mie preferite del panorama giapponese, e qui in questo volume vediamo il susseguirsi di varie storie, ossia
Penguin Prince, Love Song Eterna, Tea Time, Seduti Composti, Tea Time con i fiori e con te, in modo di cercare i quadrifogli. E niente, sicuramente questo è un volume che mi interessa parecchio, perché appunto ci sono un sacco di storie interessanti. 5,90, Flashbook, The Serpent Series. Poi abbiamo After the Tempest in Late Summer di Ayuko, che è un'autrice che ho imparato a conoscere anche con Would Be My Life, che però vi mostrerò in un'altra parte che ho già acquistato. Mostrerò fra tanti manga di un'altra parte degli acquisti. Queste sono varie pagine a colori iniziali, davvero tante per trattarsi di una casa editrice, diciamo, di questo rango, ecco. E niente, anche questa continua le storie, ossia Nostradamus e Sasaki e Sakaki, Tre segreti after the Tempest Late Summer e Keep a Diary, insomma una raccolta di quattro storie dedicate che narrano i desideri che ognuno si porta appresso quotidianamente con una sensibilità unica. 5,90 Flashbook. Proseguiamo con una serie intera, cioè intera più che altro. Io possedevo già i primi tre volumi di questa serie, ce li ho a casa al momento che per l'estate mi sono trasferita, però ho voluto continuarlo, ho preso i volumi restanti. Adesso, allora, vediamo se riesco a presentarveli in ordine brevemente. Allora, sto parlando di Bokura Gaita. Prima vi faccio vedere tutto il malloppone che ho preso, perché per Bokura Gaita ho recuperato dal 4 in poi, in quanto io avevo appunto i primi tre volumi, ce li ho a casa. Volevo venderli ma non li vendo più, quindi questo è il malloppone che ho preso di Bokura Gaita. Vi faccio vedere brevemente i volumi, allora, però non vi faccio vedere il vetro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma un problema, 9, vediamo un po', 10, che dovrebbe essere questo, perfetto. Poi 11, 12, 13, sì, perfetto, 14, 15 e poi abbiamo l'ultimo, che non mi dire che non riesco a trovare l'ultimo, che è appunto il... Ok, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Allora, l'ultimo è questo qui, 16. Perfetto, quindi la serie si compone in totale di 16 volumi. La serie è stata conclusa nel 2012, un manga di Yuki Obato. Vi faccio vedere nel numero 4 brevemente, faccio vedere qualche tavola. A me questo manga non piaceva, però poi l'ho riletto, ho deciso di acquistarlo in quanto lo trovavo, a differenza di ciò che credevo in precedenza, l'ho trovato alquanto carino, alquanto leggibile. Insomma, un manga sicuramente bello. Dei risvolti non comici, però comunque un manga abbastanza bello. E perciò ho deciso di recuperare tutta la serie completa. Quindi ho preso dal 4 al 16, che sarebbe appunto l'ultimo numero. E i primi tre ce l'avevo già a casa, perciò la serie completa di Bokura Gaita. Mi piacciono tantissimo le copertine, forse per dirla tutta, la copertina, dirla tutta, scusate, la copertina invece di più tra questi volumi che vi ho presentato adesso è la numero... Allora, mi piace molto la 15. E anche 13 e 16, che è appunto l'ultimo volume. Niente, questi erano i manga, brevemente ve li ho presentati, spero di caricare il video, spero soprattutto che si carichi presto. Ci vediamo al prossimo video che molto probabilmente sarà la seconda parte. Ciao a tutti ragazzi!